Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro Medio Oriente dintorni show. Oggi vi parliamo di una figura molto particolare, una figura addirittura oserei dire leggendaria in Turchia, ossia Muslum Gürses, più affettuosamente chiamato Muslum Baba. Ci tengo a fare già subito questa precisazione. Ci sono delle figure effettivamente, soprattutto in Medio Oriente, per la maggior parte legata alla musica, ma non solo, che nel passare del tempo acquistano sempre di più una sorta di alone mistico, una sorta di alone leggendario, qualcosa che effettivamente li va a differenziare dagli altri artisti. Questo per 2000 motivi diversi, e diciamo in questa stretta cerchia fanno parte, per esempio, questa sicuramente l'avrete già conosciuta, Umm Kulthum, oppure Fairuz. Cioè, figure che veramente da tanti punti di vista hanno condizionato l'immaginario locale, e legandosi non solo a un genere, non solo a un determinato momento storico, ma appunto diventando qualcosa che trascende e che in un certo senso rappresenta effettivamente quella determinata popolazione in quel determinato momento storico, ma che in generale appunto è il prototipo perfetto di come quell'abitante si immagina di essere. Tutta questa prefazione per parlarvi appunto di Muslum Baba. Lo vogliamo chiamare così perché ci piace di più, è più affettuoso. Muslum Baba, vi diciamo già subito che vuol dire, cioè, partiamo dalla storia, se no ci affrettiamo come facciamo di solito. Innanzitutto, Muslum Baba non nasce con questo nome, ma nasce neanche col nome di Muslum Gürses, bensì col nome di Muslum Akbash. Nasce nel 1953 in questa città nel sud della Turchia che si chiama Fıstıközü, in una famiglia contadina estremamente povera e che per dire a 13 anni lo manda nei campi a lavorare. E tra l'altro questa così povera da doversi trasferire neanche rimanendo a Fıstıközü, ma dovendo andare appunto ad Adana, che era la città un po' più grande, un po' più vicina, che per intenderci una delle città più grandi quasi al confine con la Siria. Questo è importante per il futuro, così almeno fate un'idea. Comunque, a 13 anni va a lavorare nei campi di cotone e lì inizia a cantare mentre lavora. E canta un tipo di musica, tra l'altro turca 100%, perché già il nome Türkü, che è appunto la musica popolare dell'Anatolia, per intenderci, che per darvi un po' una quadra, io sono andato anche ad ascoltare proprio poco prima di fare il podcast, perché sinceramente il Türkü non l'ascolto tanto, ascolto di più arabesco, ma ci arriviamo dopo. È una sorta, è molto simile in realtà a tante melodie, soprattutto libanesi, che servono per fare, si chiamano dabka, un altro episodio, sono tante cose da raccontare. E comunque delle melodie tipiche libanesi che si suonano ai matrimoni, per intenderci, come idea, un po' più malinconiche e con, ovviamente in turco, e con dei strumenti musicali più tipici loro, come il saz o il balama. Fatto sta che nel 1967 Muslum Akbash all'epoca vince un concorso in una radio locale, diventa sempre più famoso, si fa conoscere sempre di più. A quel punto cambia il nome Muslum Gürses, ed effettivamente si fa strada sempre di più nel panorama musicale, tanto da arrivare veramente ad essere una leggenda, amatissimo fino alla follia. E per concludere la biografia, morirà nel 2013 in seguito a un attacco di cuore. Questo dovuto anche a diverse sue abitudini, fra cui il fumare. Per dirvi, ha fatto una canzone che si chiama Sigara, che in turco vuol dire appunto sigaretta. Questo, diciamo, vi fa capire tanto. Ma appunto, facendo un discorso un po' più storico, un po' più legato ai motivi per i quali questo personaggio ha avuto tutto questo successo, bisogna tornare anche un po' indietro nella storia della Turchia. Come ho già detto in realtà nei scorsi podcast, c'è effettivamente un prima e un dopo Atatürk nella storia turca. E questo, diciamo, sotto qualsiasi punto di vista. Effettivamente Atatürk è stato, sotto tantissimi punti di vista, un vero rivoluzionatore totale. Cioè lui, Atatürk, è il nome giusto perché effettivamente ha creato la Turchia, creando
che prima era appunto impero ottomano, con tutta una serie di metodi, di pensieri, ha creato un nuovo paese, una nuova mentalità. Cosa succede però quando tu crei una nuova mentalità? Che il popolo comunque giustamente deve avere qualche punto di riferimento, perché non può dimenticarsi del tutto chi è lui, fra virgolette, deve capire più o meno come orientarsi per distinguersi. Alla fine tutti abbiamo bisogno un po' di un modello, poi possono essercene di più, e quella è una benedizione, perché avere più modelli ti consente di vedere tante cose da più punti di vista. Però averne almeno uno è fondamentale, perché altrimenti non sai nemmeno chi sei. E i turchi hanno ritrovato, diciamo, il loro essere turco proprio in questo personaggio. Lui in particolare, come abbiamo già detto, viene dalla zona di Adana. La zona di Adana in realtà, proprio per i motivi che vi ho fatto intendere prima, ossia per la sua vicinanza al confine con la Siria, è da sempre un paese dove di fatto c'è un'influenza araba molto forte nella popolazione. Questo sia, diciamo, a livello di abitanti, ma non solo, anche a livello proprio di città, di cultura e tutto. Ed è per questo che infatti lui in realtà divenne ancora più famoso, ancora più che Turku, lui appunto faceva arabesque. Arabesque è un genere musicale che in realtà, a quanto ho capito, adesso in Turchia non va più così di moda, cioè è associato a un qualcosa di vecchio, ma è giusto perché è durato veramente tanti anni. Questo genere si è sviluppato soprattutto negli anni 60 e negli anni 90, dove infatti Müslüm Baba ha avuto proprio il suo apice. E praticamente era una sorta di turco, appunto, di turco, vabbè, ci siamo il genere di prima, ma con delle influenze arabe molto più forti, con delle melodie molto più, diciamo, che richiamavano il mondo arabo piuttosto che quello turco, perché alla fine questa è una cosa comunque importante da dire. I turchi dell'Anatolia, i turchi, diciamo, che stanno sul Mar Egeo, i turchi della Turchia di oggi, per quanto, diciamo, comunque abbiano nel DNA una fortissima appartenenza, un fortissimo legame con appunto la Turchia, con tutto quello che ci siamo detti prima, comunque hanno naturalmente subito moltissimo l'influenza del posto, e soprattutto, questa è una cosa molto importante, non è che quando uno stato conquista un altro, gli abitanti puff, spariscono per magia, non ci sono più. Ogni volta che avviene una conquista o comunque, diciamo, cambiano i confini, alla fine le persone tendono più che altro a cambiare, a trasformarsi. Questo per dirvi che la musica bizantina nell'impero ottomano, ma anche nella musica turca, ha comunque avuto un'influenza molto forte, che infatti la distingue di più rispetto appunto a quella invece tipicamente araba. In più, la Turchia, essendo soprattutto Istanbul un centro vero del mondo, ha attirato anche a sé moltissima musica che è soprattutto tipo slavo, balcanica, diciamo, e quindi è una cosa un po' diversa. Fatto sta che appunto lui è considerato, diciamo così, e lui appunto è stato quello che in un certo senso ha elevato l'arabesque. Perché l'arabesque prima era una musica che sì, effettivamente era conosciuta, sì, effettivamente era ascoltata. Aspettiamo un attimo che ci sono le campane, ma voi non ve le accorgerete quasi. Dicevo, sì, effettivamente era conosciuta, sì, effettivamente era ascoltata, però comunque, diciamo, a un livello più regionale, appunto, sia perché in quel momento lì voi dovete anche immaginare un po' la situazione turca, appunto, in quel momento. L'impero ottomano ha appena esploso, tantissimi, ma veramente tanti cittadini turchi provenienti da ogni parte dell'impero, che di fatto erano stati esiliati e che sono stati costretti a tornare in madrepatria senza sapere di fatto dove andare, e questo non solo per i nobili, eccetera. Certo, se tu eri ricco e importante era più facile che effettivamente a Istanbul ci tornassi vivo, però questo valeva anche per tanti contadini, tanti abitanti che erano stati costretti a fuggire, o che comunque, anche se magari erano stati, per dire, benestanti, avevano fatto, diciamo, avevano perso tutto. E avere, cioè era tutto concentrato lì, lui ha avuto un po' la fortuna, un po' la bravura di essere stato, diciamo, un traino incredibile per quanto riguarda sia la figura pubblica sia anche la musica. Sinceramente, se ascoltate ancora adesso alcune delle sue canzoni, è chiaro,
Dovete partire dal presupposto che almeno un minimo la musica di quei luoghi o almeno le sonorità della lingua non vi facciano proprio ah no, no, non voglio, non mi piace il turco, eccetera. Certo, se le pronunce non vi piacciono, se non vi interessa la Turchia, allora vi chiederei anche cosa ci fate qua. Ma se invece diciamo apprezzate queste cose, vi dico che effettivamente sono molto piacevoli diverse sue canzoni. Vi consigliamo in particolare. È brutto a dire, sembra scontato, ma è un consiglio che vi do assolutamente. Le prime di Spotify, perché soprattutto per i cantanti, diciamo, che non sono più attuali. Lui appunto è morto nel 2013. E, parentesi, hanno fatto un film su di lui. Non so se questo film sia già uscito o meno in Turchia, perché non mi ricordo. In realtà suppongo di sì. E quindi, potenzialmente, se qualcuno ha qualche conoscenza in Turchia, può anche andarsela a recuperare. Secondo me sarà una di quelle cose proprio turca al 100%, con ah, lui ha scoperto che lui era suo padre, cioè queste robe quasi da telenovelas che però piacciono un sacco, ah, mi divertono, quindi fatemi sapere se per caso qualcuno l'ha ritrovato, l'ha visto, perché mi interessa un sacco. Fatto sta che, dicevo, poi io mi continuo a perdere, grazie alla sua figura, no, quelle che trovate lì su Spotify, tendenzialmente se un cantante così anziano, che appunto è già morto, ha fatto dei pezzi che sono ancora con magari milioni di ascolti, o comunque centinaia di migliaia, ma anche di meno, ma comunque sono ancora ascoltati su Spotify. C'è un cantante che è morto nel 2013, ma che gli anni d'oro li ha finiti negli anni 90 come idea. Poi, per carità, ha continuato a fare i pezzi che dico io, in realtà li ha registrati più di recente, ma diciamo che il centro del suo pubblico è bello, è bellissimo vedere qua. Il centro del suo pubblico, il massimo del suo pubblico l'ha avuto negli anni 90 e qualcuno che ancora adesso ha ascoltato, vuol dire sono quasi 30 anni. Secondo me, ve le consiglio, ma comunque noi abbiamo alcune nostre preferite che sono Niloufer, Sigara e poi ne abbiamo anche diverse altre, però in questo momento sinceramente no, ci abbiamo Spotify davanti, no, no, ci sfuggono e quindi non vi diciamo, anzi, vi diciamo di scoprirlo perché potrebbe piacervi tanto. E poi è qua già su Spotify o comunque dove state ascoltando, tendenzialmente dovrebbe esserci anche lui. Fateci sapere cosa ne pensate. Noi vi diamo appuntamento a domani con il derby intercontinentale Galatasaray-Fenerbahce, uno dei derby più caldi sulla terra, uno dei simboli veri e totali della Turchia, qualcosa assolutamente da non perdersi semmai. Diciamo, vi piace la Turchia, vi piace Istanbul, perché ne vale assolutamente la pena. A domani. Seguiteci sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, medioorientedintorni.com. Questo è naturalmente per il sito di altri Medio Oriente Dintorni e basta. Alla prossima.